Sulla prevenzione si può giocare solamente con l'intervento della vaccinazione. Una volta che il bambino viene vaccinato, ovviamente risulta immune a determinate patologie. Ci soffermeremo su tante patologie, ad esempio parleremo della varicella, della rosolia. Rosolia che, dato che sono un'ostetrica, mi interessa molto, molto da vicino, perché come ben sappiamo, una donna che non risulta vaccinata deve controllare il suo stato di immunità. E quindi diventa molto importante nella prevenzione delle patologie correlate alla gravidanza, diciamo, lo stato di immunità alla rosolia. Quali sono i rischi? Allora, la rosolia rientra all'interno di una sindrome chiamata TORC. I rischi della donna, o comunque più che altro del nascituro, sono legati appunto all'infezione che potrebbe causare delle cose molto, ma molto gravi, tra i quali problemi a livello oculare, problematiche a livello di ritardo mentale, quindi è una cosa da tenere veramente sotto osservazione. Il calendario vaccinale, che fondamentalmente si baserà sul decreto nuovo, sul piano sanitario vaccinale, che consiste nella somministrazione di principalmente 10 vaccini, che sono quelli fortemente raccomandati. Come ben vedremo nel calendario, ci saranno vaccinazioni che saranno più concentrate nella prima parte della vita, e poi altre che invece risulteranno facoltative anche se raccomandate. Ci sono alcune vaccinazioni, come ad esempio quella della pertosse, che sono state rivalutate in gravidanza, quindi sono vaccinazioni assolutamente raccomandate. Altri vaccini che invece non vengono somministrati, quindi non possono essere eseguiti in gravidanza, ad esempio il vaccino della rosolia, che deve avere una tempistica di almeno 6 mesi dall'inizio della gravidanza.